Siamo partiti dal rinvenimento di un cadavere carbonizzato in una discarica abusiva alla periferia di Milazzo. E lì le indagini del nucleo investigativo della Compagnia di Milazzo hanno consentito di identificare la vittima grazie allo studio di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona vicina al luogo dell'efferato delitto. Questo ha consentito di individuare una serie di fotogrammi ritraenti due uomini a bordo di un motorino che si recavano proprio nel luogo dell'omicidio. L'identificazione del conducente, poi risultato l'omicida, ha consentito di identificare anche la vittima e di scoprire come il grave delitto sia stato commesso per sottrarre 650 euro di pensione che la vittima aveva da poco prelevato al locale ufficio postale.